Esultano gli oltre 6.000 del Viviani per la vittoria del Potenza nel derby. Il Matera lascia il campo battuto ma a testa alta, ha fatto quanto poteva con orgoglio e determinazione fino all'ultimo minuto. Ha però voluto rendersi difficile la vita da solo e nel più banale dei modi. Trentesimo del primo tempo, De Ruggero a terra in Trieri e fallo netto e l'arbitro non esita ad ammonire il difensore azzurro. In risposta una parolina di troppo e il cartellino da giallo diventa rosso. Si riprende con Di Dio alla battuta dai 25 metri, anche oltre. Stangata violentissima, la palla batte sulla traversa e ricade sulle spalle di Bruno per poi adagiarsi in rete. Per il Potenza il derby si fa in discesa, prima dell'uscita di De Ruggero, squadre alla pari nelle iniziative e nelle rare conclusioni. Un primo impegno tra i due portieri spetta a Sansonetti in anticipo sull'ex Panitteri. A seguire delle donne che tenta la conclusione, ma il tiro è ribattuto in angolo. Landonio a sua volta tenta la sortita sul calcio piazzato, ma non è un problema per Sansonetti. E dalla lunga distanza va al tiro dall'altra parte del giudice, pasticcia il portiere Bruno, che poco dopo se la sbriga con pieno merito di pugno su delle donne. Il Potenza perde per infortunio Caputo, peraltro abbastanza spento, e subentra Baglieri. Non c'è un gran gioco e non molte responsabilità vanno al fondo campo. Il Matera fa del meglio per sopperire l'assenza del suo perno difensivo. Il Potenza ha difficoltà nell'azione di centrocampo. Alla mezz'ora l'episodio, a nostro avviso determinante, del quale abbiamo già detto. Espulsione di De Ruggero e gol di Di Dio con la collaborazione di Bruno. De Rosa si impegna poi con un calcio di punizione, ma per Sansonetti è ordinaria amministrazione. Di scena delle donne, gran colpo di testa e prodezza di Bruno che manda in angolo. Cerca il raddoppio il Potenza con Di Dio, ancora un intervento aereo e palla alta di poco. In piena zona recupero, calcio piazzato del solito De Rosa, gran botta ed è la traversa a impedire il pareggio. Ripresa, Potenza guardingo e Matera abbastanza determinato nonostante l'inferiorità numerica. Quasi in apertura il solito episodio del quale si potrebbe fare a meno, Bruno colpito alla testa da un oggetto, il portiere si rialza poco dopo. Al quarto d'ora due episodi che decidono il derby. Gran tiro di De Rosa che sfiora il palo, bersaglio mancato per pochi centimetri, subito dopo azione sulla destra di Baldi, cross radente e con freddezza in Trieri di piatto destro realizza il 2-0. Il Matera cerca un maggiore peso in attacco e inserisce Tatti, mentre nell'altro campo Chiappetta rileva Ruscitti. Molto impegno ma allo stesso tempo un calo di lucidità, peraltro comprensibile. Da registrare un salvataggio di Bruno su Intrieri e due ultime fiammate di De Rosa, prima con una conclusione dalla distanza, poi con un rabbioso tiro anche violento ma a lato. E in chiusura uno show di Baglieri che manca per poco il 3-0. La partita è quasi finita, il risultato dovrebbe essere ormai fuori discussione. Abbiamo visto che quando è uscito zoppicava un po', problemi di salute o scelta tecnica? No, non è scelta tecnica, ho dovuto lasciare il campo perché mi sono fatto male di nuovo alla stessa gamba dell'altra volta. Ho preso una botta dove mi faceva male quindi ho preferito uscire perché non ce la facevo. Nonostante questo campo insidioso, comunque è stata una partita senza un attimo di respiro, anche in 10 il Matera, dico, lei lo conosce molto bene, questa squadra ha dato molto filo da torcere. Ma certamente, si sa, questo è un derby, loro ci tengono pure come noi a fare il risultato davanti ai loro tifosi, quindi loro sono più avvantaggiati in questo campo, noi giochiamo con la palla a terra, però noi oggi abbiamo disputato una grande partita. Un conto tirato fino a un minuto fa. Beh, io ho ammirato un Matera molto tenace, una squadra che non voleva mollare, però loro si sono complicati la vita da soli con quell'espulsione nel primo tempo. Era giusta? Beh, penso proprio di sì, e il giocatore avversario doveva stare più tranquillo, doveva sapere accettare la decisione dell'arbitro, poi noi abbiamo anche su quell'azione abbiamo fatto anche gol e allora per noi è diventata la partita in discesa. Un'altra cosa, queste due traverse, dico, tutto sommato un po' di fortuna c'è stata, la vostra qualche millimetro più basso è andata dentro. Ma no, diciamo che noi abbiamo fatto due gol puliti e potevamo farne anche qualcun altro, però abbiamo amministrato per un lungo periodo della gara. Io ho una certa dignità, ho tanti anni di carriera, solo non sono solito attaccarmi agli specchi né giustificare un risultato dall'espulsione di un giocatore. Forse se andavamo all'inizio, come avevo sperato, avevo detto ai ragazzi, con la stessa mentalità della fine, potevamo ottenere qualcosa di più.
a Ischia, a Nola in 10 avete fatto punti, qui no, potenza più forte di quelle altre avversarie, o c'era qualche cosa oggi che non andava nel Matera? Ah, che il Potenza sia una squadra forte, che il Potenza sta giocando un campionato e dell'anno buono, lo sapevamo, l'abbiamo visto come conferma in questa gara, e noi dobbiamo cercare di salvarci e continuare a giocare come abbiamo giocato verso la fine, solo che su un pantano abbiamo esagerato forse a fare dei passaggetti e delle finezze che non, certamente non hanno sortito l'effetto voluto. Altri 3 punti, allora l'obiettivo sempre playoff o qualche cosina in più? Ma ancora la partita deve finire, l'obiettivo nostro rimane sempre i playoff, poi restando con i piedi per terra e con umiltà come facciamo sempre si può andare più in alto.